signor Blaze. Il calcio è tornato a essere uno sport che appassiona il mondo intero. Farò del mio meglio per assicurarmi che tutti i bambini del paese abbiano la possibilità di divertirsi giocando a calcio. Non c'è nessun club di calcio. Non c'è mai stato un club di calcio in questa scuola, non che io sappia. Ma... Ci sono cascato! Per un attimo ho creduto che tu fossi serio. Ma tu non scherzi normalmente e avrei dovuto capire che... In effetti no. Non scherzo, sono un membro del club di musica da sempre. Meno male che ti ha trovato. Riccardo, mi è sembrato strano. Per caso sai dirmi se è successo qualcosa al club di calcio? Il club di calcio? Tu devi essere un nuovo studente, giusto? Allora unisciti al club di sumo. Non vedo l'ora di poterti sfidare sul ring! Sam, ma che dici? Il calcio non è un vero sport, novellino. Non mi credi? Allora prova con il rugby. A tutto vapore! Carica! Scusa tanto, ma a me il calcio non piace per niente. Ma... Guarda che ho molto da fare. Ma io volevo solo... Non ho mai sentito di un club di calcio. Scusa, Emma, non mi interessa assolutamente far parte di un club. Boom, già. Cioè, ma tu chi sei? Come? Nessuno gioca a calcio. È uno sport fuori moda. JP! Ehi, ciao! Anche tu sei del primo anno? Jean-Pierre Lapin, del club del tennis tavolo. Vuoi farne parte anche tu? Ehi, voi due, aspettate un momento! Arion! Sky, tu mi riconosci, non è vero? Mi sembra ovvio, ma non puoi iscriverti al club del tennis tavolo. Perché noi facciamo parte del club di calcio! Perché noi facciamo parte del club di calligrafia! Che calligrafia? Ma che... Negativo! Il calcio non è stato cancellato! Non è stato completamente cancellato. Arion Sherwind, tra non molto il calcio non esisterà più per te. Che? E tu chi sei? Il mio nome è Alpha e il mio compito è quello di cancellare il calcio. Cancellare il calcio? Le tracce rimanenti conducono a te e tu sei tutto ciò che ne rimane. Dici davvero? Io soltanto? Modalità viaggio temporale. Aspetta! Aspetta! No! Questo è il posto. È qui che mi sono innamorato del calcio. Quel pallone mi ha salvato la vita. E io l'ho dedicata al calcio. Inizializzazione, correzione. Modalità attacco. Arion! Interruzione temporale e correzione implementate. Che cosa succede? L'interruzione temporale non sembra aver avuto effetto su Arion Sherwind. Intende ribellarsi a questa nuova versione della realtà. Ma è assurdo, tale eventualità non dovrebbe nemmeno essere contemplata. Uno sviluppo interessante. Continueremo a monitorare la situazione. Cosa? Ma... dove mi trovo? Benvenuto! È il momento per il tuo amato calcio di finire sotto i riflettori! Noi abbiamo bisogno del calcio! Abbiamo bisogno del calcio. Giusto, Arion? Non era questo che volevi dire? Io dico di sì. Ma chi... Chi sei tu? Chi
Chi sono io? Il mio nome è Fey Rune. E proprio come te, Arion, credo che abbiamo bisogno del calcio. Allora, che te ne pare? Ma che... Interessante. Phoenix, sovrano dei cani! Vieni a me! Armatura! Buongiorno, Arion! Non trovi che oggi sia una giornata meravigliosa? Ce l'ha con me! Non ci credo! Deve essere un sogno! E qui finisce il primo tempo, gente! Un po' di pazienza! Ho rischiato la vita per riuscire a catturarlo! Mi ringrazierai! Ok, è tutto pronto! Via! Dinosauro! È un tirannosauro! Fai, è ora del Miximus! Ok! Che cosa sta succedendo qui? Fai, va tutto bene? Sì! Miximus completato! Mark Evans, prima che fondasse il club. Finalmente giocherò a calcio! Finalmente giocherò a calcio alla Raymond Junior High! Ehi, voi! Huh? C'è posto per me in campo? Victor? Huh? Victor, ci sei anche tu? Tu non sei... Non sono Victor, ma non ci sei andato troppo lontano. Sono suo fratello maggiore, sono Vladimir Blade. Posso farcela anch'io! Devo indossare l'armatura! Ora ci provo! Super Saiyan Giolato! Armatura! Ci sono riuscito davvero! Finalmente ho l'armatura del mio spirito guerriero! Non ci credo, ma com'è possibile? Fantastico, Arion! Come ti senti? Ho una forza completamente nuova dentro di me e sento che potrei battere qualunque avversario! Ora segniamo, Arion! Va bene! Ah, eccoti qui. Io non so se sono ancora capace di... È che... è passato di tempo. Vedi? Non l'hai dimenticato. Tu ami ancora il calcio, non è vero? Vlad. Sapevo che ce l'avresti fatta, Vic! Già, è vero. Sono felice. Ma sì, vietare il calcio. Ottima idea, protocollo Omega 2.0. Davvero splendido. Molto bene, Beta. Sei decisamente più capace di Alpha. La ringrazio molto, signore. Ci aspettiamo grandi cose da te. Attenderemo con ansia i tuoi prossimi successi. Non la deluderò. Ciò dipende dal fatto che al momento dell'interferenza eravate fuori dal flusso! Ma, professor Cryptix? Ah? Come fai a conoscerlo? Crossword Cryptix in persona! Molto piacere! Beta, cambio di programma. Sigilla Mark Evans.
Bene, signore, provvedo subito. Sono già tutti a bordo! Manca solo lei, mister! Ok! Mister! Darion! Stai indietro! Ah! No! Mister! Allenatore Eva! Calmati, Arion! Non puoi fare nulla per lui in questo momento! Dobbiamo andare! Allenatore Eva! Oh oh! Ci sono sfuggiti! Non importa! Abbiamo sigillato Mark Evans! La missione è compiuta! Chi sono? Tokichiro Kinoshita, molto piacere! Tokichiro... Questo nome l'ho già sentito! Sì, alla lezione di storia! Ma allora lui è... Oh? Hideyoshi Toyotomi! Ah. Ah. Ma di che state parlando? La pilota! Spostatevi! Incredibile! Allora, avete visto? Anche i cavalli selvaggi si inchinano davanti a me. Perfino una come te sbaglia. Beta? Chissà perché la Eldorado ti ha assunta. Chi è quello? Gamma! Modalità teletrasporto. Che cosa ci fai tu qui? Gamma, portala qui. Ma sì, chiaro. Oh, ciao! Bentornato, Capitano Arion! E un bentornato anche al resto della squadra! Anche al resto della squadra? Chi è quella? Ma non ne ho proprio idea. Oh. Molto bene, compagni di squadra! Binone! Franco e Limone! Scusa, ma tu chi saresti? Sei proprio cattivo! Fai finta di esserti dimenticato di me! Goldie Lemon, attaccante di punta della Raymon! Gli altri? Fermati! Ferma quel veicolo, Danar Kavalonic! Sarebbe questo il piano della Eldorado? E tu chi saresti? Sapevo che l'avresti detto. In realtà però intendevi chi è questa adorabile canaglia. Vero? Ho ragione io, vero? Insolente! Io sono Zanar Kavalonic, della classe bassa senza nome. Ma è Giovanna! Cosa? Chi sono costoro? Ah, abbiamo degli ospiti! Credi che lei sia? Ma deve esserlo! Giovanna d'Arco! Non possiamo! Non dobbiamo perdere! Difendiamo Orléans tutti insieme! Attenta! No!
numerosi soldati! Andiamo in battaglia con il cuore gonfio di passione! Dobbiamo avere coraggio, poiché il Signore è dalla nostra parte! In nome della Francia, giuro su questa bandiera che oggi saremo vittoriosi! Zhang Fei, Guan Yu! E voi chi siete? Siete molto sospetti, vi facciamo a pezzi! Calma, calma, non così in fretta. Oh, già, già, non così in fretta. Ma questi furfanti sono davvero dei tipi loschi, fratello. Un attimo solo, non vogliamo crearvi problemi. Non abbiamo cattive intenzioni, siamo venuti qui alla ricerca di Liu Bei e Zhuge Liang. Allora state cercando me? Lei? Sì, io sono Liu Bei, e voi chi siete? Cosa? Vuole dire che lei è Liu Bei? Oh, è bellissimo! Zhuge Liang, avevate promesso di farvi vedere! Venite subito fuori! Oppure dirò a tutti che avete la fobia delle pulci e del tè verde, che non sapete contare! Ma che cosa succede? Ehi, Zhuge Liang! Finalmente ci incontriamo, Liu Bei. Cosa gli sta succedendo? Ci vuole ben altro per mettere al tappeto Ryoma Sakamoto! Eh? Quindi Ryoma? Ryoma è lui! Che? Eh? Non c'è tempo da perdere. Ryoma Sakamoto! Dai qua! Cosa? Ciao, mamma! Come pensavo, non capisci di cosa sei veramente capace con quei poteri. Che cosa hai detto? Ascolta, tu non sai proprio un bel niente di me e dei miei poteri. Al contrario, sono dotato praticamente delle tue stesse capacità. Che cosa vuoi dire? Benvenuto, Zanark. Da oggi farai parte anche tu della New Gen. Signore, credo che lei abbia sottovalutato la Raimon. Che merquile. Mi sorprende, questo non è da lei. Ah, sì? I preparativi sono ultimati. Continua. Questa è la squadra perfetta. Un gruppo imbattibile che ho creato io per l'occasione. Arax, preparati. La tua missione comincia ora. Ricevuto. Porteremo a termine la nostra missione in accordo con il piano 13. Wonderbot, dietro di te! Oh, un dinosauro! Ci siamo! Vuole tutti!
umano. Deve essere Re Artù. Benvenuti, siete voi, giovin signori che aspirano alla mia tavola? Mi mostrerete il vostro valore nella prova dei cavalieri. Prima però incontrerete l'orgoglio del mio regno. Avanti, miei prodi cavalieri! A raccolta! Siamo i cavalieri della Tavola Rotonda. Se pensate di avere quello che serve per unirvi a noi, date prova delle vostre abilità in battaglia! Ma i cavalieri... sono i nostri compagni! Avanti, miei prodi cavalieri! A raccolta! Siamo i cavalieri della Tavola Rotonda! Se pensate di avere quello che serve per unirvi a noi, date prova delle vostre abilità in battaglia! La regina dei draghi! E lei rientra nel castello! Sì, vado! No, Goldie! Se volete rivederla, venite a cercarla nella Grotta della Tristezza. Regina dei draghi, riesco ad avvertire il dolore nei vostri lamenti. Sono venuto per liberarvi dalle vostre pene con il sacro potere di Excalibur! Davvero niente male. Devo dire che sei piuttosto bravo. E tu chi sei? Ehi, guardate! Assomiglia un sacco ad Arion. Non sei il primo che lo dice. Il mio nome completo è Simeon Hype, ma voi potete chiamarmi Simeon. Simeon. Vogliono distruggere il nostro quartier generale! Forza! Tutti fuori di qui, presto! Seguitemi! Guardate! Hanno davvero superato ogni limite. Stadio. Tutto è pronto. Siamo al gran finale, allo stadio Ragnarok. È qui che noi, la New Gen, daremo inizio a un nuovo mondo. Sì, gli spazi esplodono di energia pura! Finalmente la partita della vita sta per iniziare, gente! Sta cominciando a piacermi, sapete?
Mi chiamo Gammon Jacker e oggi vi servirò una telecronaca da urlo, più travolgente che mai! Benvenuti all'inizio di quella che sembra la fine del mondo, il Ragnarok! I campioni torneranno a casa con il diritto di dominare il pianeta! E per dare il via all'apocalisse, ecco a voi una lotta tra eroici guerrieri! Oh, non ve l'aspettavate, eh? Il guerriero più piccolo ha trionfato! Sono davvero patetici, si entusiasmano per niente. Insomma, è andato fino in fondo. Aiutami a capire, che cosa vuole ottenere così? Proprio niente, si sta solo divertendo un po' a giocare con la sua preda. Se fossi lui, la farei a brandelli. Ehi, ragazzi, tutto bene? Allenatore Evans! Allenatore Evans! Allenatore Evans! È proprio lei! Bentornato fra noi! Sono così felice di rivederla! State a guardare! No! Lo stadio è finito in un tunnel spaziale! Che hai intenzione di fare? Abbiamo vinto! Evviva! Finita. La lotta è stata lunga. Arion e la sua squadra ci sono riusciti. Hanno salvato il calcio e il futuro dell'umanità. Già, è vero. E inoltre, hanno mostrato a tutti la vera forza della Raymond. Abbiamo perso. Però ci siamo divertiti, no? Sì, hai ragione. Noi ultra evoluti credevamo di essere diversi, di essere il futuro. In realtà non siamo affatto diversi. Abbiamo affrontato dei nostri pari e siamo stati sconfitti. Sì, è così che è andata. Ma non è tutto. Arion e la sua squadra ci hanno insegnato qualcosa. Noi non siamo solo una sorta di organizzazione. Noi siamo amici. Amici. Una parola che non ho mai usato prima d'ora. Amici, hai detto. Oh? Ah. Sì, Arion. Grazie. Di niente. Arion, credi che potresti considerarmi un tuo amico? Ma di che cosa stai parlando, Simeon? Non è così che funziona, lo sai. Gli amici non sono qualcosa che si sceglie. L'amicizia succede e basta. Proprio quando non ci stai pensando. Accade così, all'improvviso. Ho capito. Allora è questa l'amicizia. Sì, ecco perché io e te siamo già grandi amici. Ah, Simeon. Già, non si può certo dire che io sia orgoglioso di lui adesso. Dobbiamo andare ora. Dobbiamo fare ritorno al nostro tempo. È ora di dirsi addio, Arion. Mi sono divertito tanto a viaggiare insieme a te e Fei e a giocare a calcio con tutti quanti voi. Sapevo che l'avresti detto, Arion, e sono d'accordo con te. Ma come finisce tutto qui? Che tristezza, ragazzi! Da qualcosa uscire dal naso di Sor! Buona fortuna! Abbiate cura di voi. Sarete sempre nei nostri cuori. Non vi dimenticheremo. Grazie a tutti. Anch'io non vi dimenticherò. Non credo che potrei mai. Ho tantissimi ricordi meravigliosi delle partite insieme a voi. Oh,
Fai un buon viaggio, Fei, amico mio. Ok, andiamo! Questa volta abbiamo un futuro luminoso che ci aspetta! Sì, andiamo! Salto temporale! Mi chiedo se la nostra avventura sia stata solo un sogno. Il nostro incredibile viaggio attraverso lo spazio e il tempo. Se è stato davvero un sogno, non lo dimenticherò mai. Perché ho trovato dei veri amici. Mi riconosci? Sono contenta di rivederti. Tra poco darò alla luce il mio piccolo Fei. Sì. Ma tu, purtroppo... Non potrò farti da madre, lo so. La mia nascita avrà delle gravissime conseguenze per te. Sì, ma non fa niente. Perché ci siamo ritrovati? Beh, sì. E abbiamo cambiato la storia già una volta. Farò del mio meglio per incontrare il mio piccolo. Goldie. Cambierò il mio destino riscrivendo la nostra storia. Vedrai. Ora vado. Mamma. Ciao, Fei. Tesoro, prenditi cura di te. Lo farò. Mark! Eh? Complimenti per aver vinto il campionato nazionale. Ah, ma tu sei Arion, non è vero? Sì, sono contento che ti ricordi di me. Wow! E sei venuto fin qui solo per farci complimenti. Sbagli. Siamo venuti per giocare. Beh, ti avevo promesso che avremmo giocato insieme, no? Eh? La Raymond contro la Raymond. Ci stai? Certo, adesso ricordo. Sì. Allora, giochiamo a calcio!